conduttrice di Miss Italia, ma soprattutto da turista, perché veramente ci sono un sacco di opportunità a Jesolo. Complimenti veramente del lavoro che state facendo, è una città che può andare bene per i giovani, per le persone meno giovani, noto che è una città sportiva, è una città che fa del benessere una sua bandiera. Insomma, ci sono tante chiavi di lettura in questa cittadina. Noi siamo sempre di solito pronti a sottolineare che tu che hanno anche delle cittadine all'estero, ma Jesolo a suo modo è veramente una sorgola. Ha tante facce e questo totalmente non viene sempre riconosciuto, quindi noi lo riconosciamo e voglio fare i complimenti. Per quanto riguarda il Miss Italia di domani sera, devo dirvi che siamo molto soddisfatti con Magnolia, con Patrizia Mirigliani. Abbiamo fatto un grande lavoro quest'anno, memori dell'anno scorso, quindi avremo le 33 ragazze, tutte le regioni sono rappresentate, ma già ieri sera abbiamo fatto una prova di scaletta che è stata bellissima, quindi questa sera facciamo la prova generale, ma limiamo poche cose. Devo dire che siamo assolutamente molto soddisfatti del lavoro svolto, e dobbiamo ringraziare per questo Patrizia Mirigliani in primis e soprattutto gli sponsor che ci danno l'opportunità anche quest'anno di fare uno spettacolo veramente all'altezza di quella che è la storia e di quello che sarà il futuro di Miss Italia. Quindi io non posso che dirvi votate, avremo tre tutor quest'anno, il Triaggio Bastianic, che non è nuovo all'ambiente femminile ma è nuovo ai concorsi di bellezza, quindi insomma sono molto contenta di averlo qui con noi. Avremo Vladimir Luxuri e Claudia Mendola. I tutor sono molto importanti perché quest'anno il voto dei giudici è paritario al 50% col voto popolare, quindi ci sarà solo il televoto del pubblico ma anche il supporto dei tutor che avremo qui. Quindi insomma diventa importante la giuria quest'anno, non solo perché sono dei capi, veri e propri capi di squadra, ma anche perché insomma voteranno tangibilmente per mandare avanti quelle che loro ritengono le più meritevoli. E quindi insomma siamo molto felici, molto soddisfatti e contenti. Votate e fate votare per Miss Italia domani sera, ok? Grazie. Intanto volevo salutare il suo Pierangelo Marano, che è Magnolia, che è entrato al nostro tavolo della conferenza. Darei la parola quindi a Patrizia Mirigliani. Eccomi. Grazie. Giustamente esperto. Allora, io chiaramente voglio ringraziare prima di tutto il Comune di Jesolo per la magnifica ospitalità che ci sta dando. E Jesolo è diventata a tutti gli effetti la città della bellezza. Jesolo è molto felice quest'anno perché il concorso è arrivato in un momento veramente giusto, perché stiamo ravvivando la città con le nostre presenze, perché stiamo riempiendo gli alberghi e insomma perché stiamo prolungando questa stagione estiva di questa meravigliosa cittadina. Voglio poi fare un ringraziamento speciale e particolare a Simona Ventura per l'amore che ha verso questo concorso, per la caparbietà, la determinazione con cui sta portando avanti la sua missione, per la modernità e per l'ironia che lei ha messo, che io ho dichiarato più volte nel video, perché io sento a volte sulle spalle il peso di un marchio così importante e vedo Simona invece che spensierata, allegra e mi incoraggia e mi rassicura. Il tema, io vorrei iniziare subito facendo un bilancio di quello che è stata la nostra storia di questi mesi che ci ha portati alla ribalta con le filosofie di Miss Italia. Vorrei parlare ad esempio delle curvi. Le curvi hanno dato una grande soddisfazione, tra l'altro vorrei dire che le ballette di Simona nel programma saranno due curvi, una dell'anno scorso e una di due anni fa, Sara Fifella e Marta Benincasa, proprio per continuare a parlare di un tema che ci sta a cuore. Però Miss Italia ha fatto il suo piccolo lavoro.
Adesso ci aspettiamo che il grande lavoro lo facciano gli altri, quelli che decretano questo disagio, che sono gli stilisti. Se non la smettono di far sfilare in passerella degli scheletri, noi non riusciremo a contrastare questo messaggio. Quindi noi continueremo ad andare avanti sulla nostra strada, intendiamo di farlo sempre di più nelle nostre selezioni e di concentrarci sempre di più su questo elemento. Tra l'altro vorrei dire che noi abbiamo fatto un bando sul web per trovare le nostre curvi, 11 di loro sono rimaste in gara sul web, compresa una taglia 52, perché Miss Italia ha voluto dimostrare che la bellezza non è legata alla taglia, è legata all'armonia del corpo. E devo dire che lasciando il voto al web, noi abbiamo riscontrato poi che il web ha un criterio suo di votazione. Però Miss Italia ha assolutamente aperto a tutte le ragazze che si sentano bene col proprio corpo la partecipazione di Miss Italia. Poi, vorrei parlare di questo discorso che ha tenuto banco per tantissimo tempo, il discorso della nostra ragazza marocchina. Voi sapete benissimo che una volta le ragazze che venivano a Miss Italia erano blindate, si vedevano delle foto ma non si sapevano le storie. Adesso con l'arrivo dei social, una ragazza che passa una selezione sul territorio si fa la fotografia e dice: io sono passata. È chiaro che il tema di questa ragazza è un tema importante, serio, perché tocca tanti argomenti che sono ormai in questo momento. Ecco, quindi io vorrei dire che il concorso non è la prima volta che ha ragazze straniere, perché abbiamo avuto Dani Mendez. Noi auspichiamo sempre che le nostre aperture abbiano successo e facciano capire la nostra, come dire, apertura, non volevo fare una ripetizione. apertura mentale. Quindi adesso ritorna al giudizio del pubblico quello che sarà poi il gusto della Miss Italia di quest'anno. Abbiamo un pubblico femminile che ci segue, è un pubblico prevalentemente di donne, sulla 7 è un pubblico anche colto di un certo livello. E ci fa piacere vedere come risponderà quest'anno a queste non provocazioni ma aperture che il concorso fa, come risponderanno appunto le nostre telespettatrici che ci seguono sempre. L'idea del talent, come definisce Simona, con l'idea di questi tre magnifici giudici, ringrazio Gio Bastianici per essere qui e averci dato questa ventata internazionale, grazie di cuore. È stata un'idea grandiosa. Noi siamo il più vecchio talent della storia, perché noi abbiamo messo sul palco delle ragazze sconosciute, facendo fare loro alcune cose, canto, ballo, piuttosto che raccontare di sé, già tantissimi anni fa, quando siamo entrati prima in Fininvest e dopo in Rai. Ma questa giuria fidelizzata così verso le ragazze, questo rapporto che si è creato, è per noi una novità assoluta. Siamo contenti che non ci sia un voto distratto verso le nostre Miss, perché noi potremmo in effetti costruire nel futuro, e quindi questi giudici che le hanno conosciute, che tifano per loro, sono per noi la garanzia che venga fatto veramente quest'anno, come è successo negli anni precedenti, che venga fatta una scelta giusta. Scusate, ho preso appunti perché il titolo di Miss Cinema verrà dato in diretta domani sera. Il cinema è, così diciamo, il nostro fiore all'occhiello, siamo nati col cinema, e quindi una giuria composta da ovviamente personaggi di cinema tipo Massimo Ferrero, vedremo se Amendola riuscirà a arrivare in tempo per fare questa votazione, e in più Enrico Lugherini e altri personaggi che saranno presenti, potranno scegliere la Miss Cinema che verrà eletta assolutamente in diretta domani sera. Io vorrei fare un ringraziamento speciale agli sponsor che sono, dico sempre, la benzina di questo motore che altrimenti non partirebbe. E vorrei dire una cosa, io non li potrei citare ma li citiamo dopo, perché invece vorrei dilungarmi su un altro tema. Voi che avete eletto le fasce delle titolate siete i mecenati di questo concorso.
perché attraverso voi le ragazze cominciano a guadagnare dei soldini e a imparare che cos'è il lavoro, che per noi è una cosa importante anche per loro, perché guardano con affetto. Io voglio citare Caterina Morino, è nata dalla Debora, ha cominciato a fare i suoi servizi fotografici, dopodiché è entrata nel mondo del cinema. Quindi vi faccio veramente un ringraziamento e so che quest'anno siete ancora più attenti a questo aspetto, perché ad esempio, e vorrei iniziare dal primo premio in ordine di valore, la IBL Banca regalerà una borsa di studio alla Miss Italia del valore di 10.000 euro per contribuire a costruire il suo percorso professionale. È la prima volta che avviene. Io ringrazio IBL per questa veramente opportunità che sta dando la nostra. Come sapete, Miss Sport Lotto diventerà testimonial dell'azienda. Un esempio concreto è Giulia Salemi, che è partita dalla comunicazione Lotto e adesso è su Rai 2 con Pechino Express. Quindi, come è successo con Rocchetta, che ha decretato il successo di Cristina Chiavotto, e così Equilibra, che addirittura non ha scelto una sola titolata, ma farà lavorare tante altre ragazze del concorso che abbiano così le caratteristiche che ritiene opportune per la propria pubblicità. Naturalmente ho già citato il premio letterario che facciamo insieme Equilibra, andrà in onda il video che racconterà appunto quello che l'intento che noi abbiamo in questa operazione sociale. Io finisco dicendo: chi è Miss Italia di oggi? Miss Italia di oggi, abbiamo detto che può essere social, global, sposata, felicemente single, ma è una donna libera. Io vorrei vedere Miss Italia come una donna libera. È questo che io mi auguro. Se ho dimenticato qualcosa la riprenderò dopo il discorso. Io, ecco, facciamo vedere come il signor Bonaventura aveva. È bello, allora, signor, era un milione. Facciamo una cosa, tipo il signor Bonaventura, tu la tieni di qua, io la tengo di qua, e facciamo vedere. Vedi? Per la Miss Italia. Mannaggia Clarissa, sei capitata l'anno prima, ecco. Non male. Allora, adesso non ti vedo più. Sono rimasta sotto. Avete domande? Sì. Prego. Dove sei? Dimmi. No, prima delle domande. Facciamo finire la conferenza. Avevo la parola del dottor Marano. Messo. In Magnolia, non solo per un saluto ma anche per sentire naturalmente questo grande impegno di Magnolia nella produzione. Sì, un breve saluto e non voglio togliere spazio alle domande, non è per Patrizia. Dei ringraziamenti anche da parte nostra a Jesolo, dei ringraziamenti a Patrizia, alla Mira in tutta, dei ringraziamenti alla Sette. Arriviamo a Jesolo, siamo sbarcati a qualche settimana, abbiamo costruito uno studio, spero vi piaccia, bellissimo, abbiamo in campo professionalità eccellenti italiane, abbiamo Celeste a videologia, abbiamo Ivan Pieri alle luci, abbiamo Marco Calzavare alla scenografia, quindi veramente nomi importanti per cercare di rendere ancora più importante questa manifestazione, che per noi è un pezzo di storia ed è un onore essere qui e contribuire alla creazione dell'evento e della prima serata di domani sera, che tra l'altro sarà il compleanno di Sofia Loren, e ci fa piacere, no Patrizia, che proprio domani sia il compleanno di Sofia, di cui tanto abbiamo parlato anche nelle precedenti edizioni. E Magnolia ha cercato insieme a Simona, perché Simona è proprio in questo caso è l'indefesso impegno che non smette mai, che conosce tutte le ragazze a memoria dalla prima volta che siamo arrivati qua, noi barcollavamo nel buio, sapeva tutto, abbiamo iniziato a lavorare a fine aprile a questo progetto che speriamo vi piaccia, che presenta dei caratteri di innovazione in quanto racconto, ma mantenendo forte il nucleo della tradizione di Miss Italia, perché è quello che è e deve rimanere tale. Quindi un saluto a tutti e speriamo che vi piaccia il lavoro che abbiamo svolto.
insieme, grazie a tutti. Sono il collega Luigi Grasso, che è qui in prima fila, e poi prima di dare, dare la parola ai colleghi per le domande, volevo fare una domanda a lei, qualcosa su questo ruolo che si sono inventato, tra virgolette. Voglio prima di tutto anzi ringraziare Patrizia e Simona per questa opportunità. Pensavo che in questo momento è molto bello che prendi un formato così di importanza storico italiano, molto ammirato dal pubblico, e nel momento di conflitti internazionali che succedono nel mondo adesso, verso l'est, Africa, verso l'Italia, l'Europa, e anche come si comunica dall'Italia al resto del mondo, questa opportunità di fare una comunicazione di valore della situazione, di essere aperti a tutte cose, e non essere limitato in cosa potrebbe essere una storia molto stretta, molto italiana, e aprire questo concorso non solo nel fatto di bellezza o nazione di originità, ma anche in tutti i concetti di chi sono le persone e come vivono in questo mondo, apertura a vite alternative, aperture a persone che vengono da altri paesi. È una grande opportunità di comunicare qualcosa a un pubblico abbastanza vasto, e non solo fare una cosa bella per fare ascolti, che ovviamente gli ascolti sono importanti, ma anche di prendere una grossa opportunità di comunicazione per fare un lancio molto positivo tra il curvy, tra l'internazionalità. E io ho la fortuna di non essendo italiano, di venire qui e vivere questa realtà molto italiana, molto storica, come l'americano, un grande privilegio, sono molto contento di essere qui. Grazie a voi e complimenti. Dall'abbandono di questa corona. Beh sì, diciamo che la sto vivendo con tanta serenità, anche perché sono sicura che la nuova Miss Italia possa continuare questa scia di rinnovamento rispetto a quello che è appunto un'area di continuità e apertura. Non posso che essere d'accordo con il discorso di Gio, di Patrizia, Simone e tutti quanti, in quanto appunto si cerca sempre di dare la possibilità a tutte di esprimersi nel miglior modo possibile, soprattutto in un periodo storico un po' così delicato. Sono quindi sicura e certissima che la nuova Miss Italia possa appunto continuare quello che è stato anche un po' l'inizio. Sono, tra virgolette, stata definita un po' la Miss Italia giramondo. Le mie origini italo-americane forse me l'hanno consentito, i viaggi non sono mancati, infatti ci siamo conosciuti in New York. A New York. Abbiamo fatto qualche selfie insieme. Esatto, questi non mancano mai. E quindi spero veramente che la nuova ragazza possa continuare questo mio percorso, diciamo così, che ho voluto intraprendere. E le auguro tanta fortuna, tanta felicità, e mi auguro che lei capisca che Miss Italia è veramente una buona possibilità. Signore, che può donare una parola a uno di voi, vediamo. Lui è Sergio Cielo. Ma dietro c'è stata anche una richiesta. No, c'è stata anche una richiesta. No. È un omaggio fatto da me. Da lui? A me? A Simona, sì. Simona è ritornata a persona direttamente. Grazie. Grazie. Carlo Conti non l'ha ricevuta questa qua. Oh, che bella, grazie Sergio. Che meraviglia. Grazie. Grazie. Prinzi neanche l'ha ricevuta mai. Non l'ha ricevuta mai nessuno, ragazzi. Grazie Sergio. Sono Miss Italia più che Miss Italia, che io e Gio volevamo intraprendere.
donne. Grazie. È molto molto bello, grazie. Bello, bellissimo, grazie. Allora, se abbiamo delle domande, ragazzi. Ecco, riprendiamo se ognuno torna. Adesso è giusto, Marcello? Come? Visto se vogliono fare delle domande. Grazie. Se non vi dispiace vi rispondo qua con ora. Allora Enrico vuoi fare una domanda? Come ho fatto io. Un attimo qui. Simone, Enrico Salvatori, La Nazione UN. Ciao! Ciao, ben ritrovata. Grazie. Con la corona. Grazie. Dice, Patrizia prima diceva qual era la sua visita in Italia ideale. Qual è la tua? E se hai numericamente un obiettivo a livello di ascolti? No, allora, noi ovviamente abbiamo un focus, ma per mera, diciamo, non vogliamo dire niente, però ovviamente abbiamo un obiettivo tra di noi e quindi faremo di tutto per poterlo ottenere, anche per fare abbiamo fatto tutti un lavoro molto più forte per cercare di ottenere questi, cioè diciamo, poi degli ascolti che Miss Italia mette, questo brand, insomma abbiamo cominciato un percorso di rinnovamento l'anno scorso che quest'anno abbiamo reso ancora più appetibile, ancora più accattivante, ancora più forte. E la mia Miss Ideale è, devo dire che è una mischia delle cose da dire. Una ragazza di oggi e sicuramente questo obiettivo è stato raggiunto con le 33 ragazze di quest'anno, perché al di là di tutto faranno un spettacolo con noi, sono ragazze piene di energia, tutte hanno qualcosa da dire, tutte hanno una storia da raccontare e quindi secondo me sarà battaglia e ci sono almeno una decina di ragazze che possono arrivare al trono di Miss Italia. Sempre, ovviamente c'è sempre la persona da battere e la favorita, no? Ogni anno, credo, da che c'è Miss Italia c'è sempre una che secondo tutti, e di solito la favorita non arriva, quindi non auguriamo ovviamente la favorita di quest'anno, però vedremo, perché è un test anche molto interessante, no? Di capire se comunque la persona che ha avuto più visibilità nella stampa nei mezzi di comunicazione arriva anche dalla parte del pubblico, cioè questo è un test anche per me molto importante. Scelgo di fare queste trasmissioni e soprattutto il televoto da casa dei giudici per capire esattamente l'humus e capire esattamente il feeling che ha il pubblico nei confronti delle ragazze, che devono avere un atteggiamento in video, e questo lo dico sempre a loro e l'ho detto anche ieri sera, assolutamente di grande energia, di divertimento, e questo sarà, perché sicuramente, perché abbiamo fatto veramente un lavoro a monte molto forte su di loro. Grazie. Prego. Ecco, prego. Senti, ma può parlare? Sì, ma... Niente, allora parlo così. Aspetta, dove hai il microfono? Buongiorno, sono Toto Torri, vorrei fare una domanda alla signora Ventura, non al signor Bastianic. Alla signora Ventura vorrei dire, lei è una vedette della nostra televisione, è stata una delle conduttrici, è stata o è una delle conduttrici più originali che ha avuto successo. È stata una coraggiosa perché ha lasciato una televisione importante per sperimentare Sky. Ha sperimentato Sky e con grande successo. Le vorrei dire, lei che è così coraggiosa, ma ritornerà ad essere coraggiosa e presentare? Lì ci vuole tanto coraggio, molto coraggio in questo momento. Io no, spiego, perché questa è una domanda che mi ha fatto ieri anche Patrizia, no? Intanto mi sono posto un obiettivo, che fino a lunedì io non parlo di niente. Ho la fortuna di avere delle offerte da diverse aziende, dico in questo momento, anche perché io da 3 anni a questa parte non sono voluta legare a contratto a nessuna azienda, cosa sarebbe stato facile, no? Grazie a Dio ho avuto la fortuna e il privilegio di poter aspettare il progetto giusto.
quindi ho sposato il progetto Miss Italia perché mi piaceva la sfida. Sta partendo su Fox Life un progetto nuovissimo che conta di Francesca Moglie, di cui sono molto orgogliosa perché sono anni che voglio portare uno show di questo tipo sulle campagne italiane, quindi anch'io come voi conoscerò dei posti meravigliosi che proprio non avevo idea fossero così vicini a noi. E sono pronta a sposare però dei progetti. Da qualunque parte si provengano, che sia Rai, che sia Mediaset, che sia la Sette, che mi ha dato anche questa opportunità di fare Miss Italia sulla Sette, che io avrò fatto nel Monte Carlo, parliamo di altri tempi. Per cui deciderò da lunedì quello che voglio fare. Certo, io se torno in Rai, come in altre aziende, voglio tornare con un progetto forte. Con un progetto forte che non significa che voglio dei soldi, delle cose di questo genere, però mi piacerebbe fare un progetto in cui credo e che avesse delle opportunità di economicamente di fare un bel programma. Certo. Per Miss Italia è così, no? Noi abbiamo fatto un programma bellissimo. Voi lo vedrete anche dal punto di vista stilistico. Cioè, questa è la televisione che piace a me, il che non vuol dire a fare per forza spendere dei grandi soldi. Si può fare dei programmi anche con delle spese contenute, però con delle grandi idee. Questo, ecco. Quindi io se tornerò. Grazie. La domanda seconda. Molto a modo internazionale come imprenditore, sappiamo benissimo la sua catena di ristoranti famosi nel mondo e vorrei fargli questa domanda. Lui oltretutto è un grande scelto, cioè praticamente si può accostare la bellezza gastronomica che lei indubbiamente è un maestro con la bellezza delle 33 Miss che quest'anno concorrono a Miss Italia, cioè bellezza naturale e bellezza gastronomica. C'è una liaison? Se apprezziamo il curvy, sicuramente abbiamo la nostra parte di fare con quello, da mangiare queste ragazze. Non so come rispondere. Fare imprenditore del mondo di cibo e di vino, io non sono un chef, sono più un imprenditore, è sempre stato quello che ho fatto, poi ho avuto l'opportunità 10 anni fa di iniziare a fare televisione, è successo molto tardi nella mia vita. Uno tramite televisione ti dà l'opportunità di buttarti nelle cose della passione, per me il cibo, la musica, in questo caso un percorso così storico di bellissime giovani ragazze così forte, è un'opportunità molto bella. Allora io sfrutto questo secondo carriera come un hobby di pieno tempo, nel senso che il fatto che è un altro lavoro, non pago l'affitto con televisione, sono molto fortunato e ho l'opportunità di fare le cose che mi piacciono fare. E questo sicuramente c'entra quel pensiero 100%, nel senso che questo mi piace perché della storia di Miss Italia, perché di questa grande opportunità di comunicazione, perché c'è la Simona, perché quando Simona ti chiede di fare qualcosa tu devi dire di sì, e a tutti gli altri motivi che si deve essere qui. Allora, ciò corrisponde al vero, eh? No, comunque è un grande piacere, grazie per avermi qui. Gracias.